Beh, se intervengono, interverranno gli stati della regione a fare la guerra. Se non intervengono, si contaminano di questa guerriglia, per cui non si scappa. E in Italia la gente che fa? Che dice? Pressione politici per avere delle risposte? O si accontentano di Berlusconi sì e Berlusconi no? Berlusconi colpevole o Berlusconi perseguito? Il PD che difende la legalità, finendo poi per aiutare Berlusconi. Il PDL che è il partito di Berlusconi. Berlusconi sì, Berlusconi no. La 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 lì, la 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 la. E così non si andrà mai avanti. L'unico Stato che è rimasto indietro in Europa è Italia, è l'unico Stato che ha una politica di merda e con dei dibattiti di merda nei telegiornali è l'Italia. Gli altri pensano a come affrontare la situazione nel Mediterraneo, l'economia nel mondo. Sono dei partiti più ragionevoli e dei politici più intelligenti. Per esempio in Germania, che abbiamo una fuga di cervelli, un'emorragia di giovani verso la Germania che vanno a cercare il lavoro là. Perché tutti in Italia, adesso poi il Movimento 5 Stelle si divide, e tutti a parlare Berlusconi sì, Berlusconi no, prima Repubblica sì, prima Repubblica no, seconda Repubblica sì, seconda Repubblica no. Terza, ancora non sappiamo se siamo nella terza Repubblica, ma stiamo davvero in una Repubblica? In una Repubblica bananera, delle banane. Anzi, qualcuno deve avere il coraggio in Italia finalmente di proclamare che stiamo nella Repubblica Democratica di Kampuchea, che è stata la seconda Repubblica che ha fatto Pol Pot quando è scappato in pratica dinanzi all'invasione dei comunisti vietnamiti che andavano a liberare Cambogia dal suo regime. Allora lui è rimasto in una repubblichetta che è stata un po' come la Repubblica Sociale di Salò in versione comunista. Ecco, la Repubblica Democratica di Kampuchea è la riduzione della Repubblica di Kampuchea che è stata la prima repubblica che Pol Pot ha fondato in Cambogia. E noi in Italia siamo in una repubblica peggio di quella di Kampuchea. Beh, certo, non si uccide, ma si rompono i coglioni alle persone e li si rincoglionizzano con questi dibattiti, tutti tipici italiani che nessuno capisce fuori, invece di parlare di quello che parlano nella televisione tedesca. L'economia mondiale e questa guerra che può essere, come ha detto il Papa, il preludio alla terza guerra mondiale. E l'Italia non frega a nessuno un cazzo, stanno tutti Berlusconi sì, Berlusconi no, colpevole o innocente. Che fa Di Pietro? Che fa nei 5 Stelle? Che fa il PD? Mi ricordo quando io ero piccolo che in pratica non guardavo i telegiornali fino agli anni 90, perché era tutta politica interna. Cinino Pomicino ha detto De Mita, gli risponde, Craxi, c'erano 45 minuti sull'ora di telegiornale così a parlare di queste stronzate. È tutta particolaritocrazia, che non si capiva un cacchio che cos'era. Poi 5 secondi ti dicevano dei conflitti nel mondo. È veramente pazzesco. Fa schifo tutto questo. E quando ci sono cose più importanti ancora in Italia stiamo in una repubblichetta con i dibattiti fra politico sì, politico no, questo, quell'altro, gli risponde, gli replica, e nella sala del transatlantico tutti a fare dei proclami che sono delle cose finte, che scrivono nelle direzioni dei partiti, nelle segreterie dei partiti, tutte balle che prima si lavano la testa fra di loro dentro un partito e poi le vanno a ripetere fuori per convincere gli altri, per prendere elettori, per fare bella figura. Sono tutte delle cazzate programmatiche. Per quello da giovane mi piaceva molto sentire Bercardi che faceva il verso a tutti questi politici. Quando c'era lui, diceva Bracardi, tutti questi politici da adesso, piccolini, con i dentini piccolini, le braccette piccoline, tutti pelati, tutti. E faceva il verso, faceva l'imitazione ai politici dell'epoca, che in parte sono tutti rimasti, perché i nostri politici, come presentatori televisivi e gli attori, sono figli d'arte, per non dire un'altra cosa. E quindi abbiamo tutti i figli d'arte in politica, tutto questo paternalismo per fare le stesse cose che facevano i padri. È veramente pazzesco. Come possiamo avere i politici che abbiamo? Si deve che ce lo meritiamo, abbiamo un karma negativo.
chi ce lo fa fare di avere i portici che abbiamo? Vabbè, siamo italiani, ci abbiamo delle colpe da scontare. All'estero non hanno i nostri politici, magari stanno male per altri motivi, ma non per i politici. Io preferirei stare male per altri motivi, ma non per la classe politica, perché è una contraddizione, no? Ma voi non vi ribellate che stiamo all'orlo dell'abisso internazionale, che abbiamo crisi interna in Italia? Non vi ribellate? O destatevi italiani? Beh, adesso chiudo questa trasmissione. Questa volta l'ho registrata, non l'ho trasmessa in diretta dal cellulare, perché io vedo che il cellulare a volte ha delle difficoltà a caricare i brani quando si trasmettono in live, perché io una volta trasmettevo in live dal cellulare e dal computer si ascoltava, però poi non rimane caricato nel canale di Spreaker, invece se carico in live dal computer rimane caricato nel canale di Spreaker, dal cellulare no, trasmette solo quando carica solo il podcast quando è registrato dal cellulare, non live dal cellulare. Vabbè, a volte l'applicazione ha dei falli nel cellulare, dovrebbero fare un'attualizzazione migliore della app. Adesso vi saluto, ringrazio soprattutto tutte le persone che mi seguono amabilmente e mi fanno dei complimenti, spero di non deluderle. Questo è stato un altro commentario al telegiornale. Ringraziandovi di tutte le cose amabili che mi dite, se siete iscritti al mio canale e io non sono iscritto al vostro, vi prego di informarmi, perché non ho la possibilità di controllare o l'abilità tutti quelli che sono iscritti al mio canale per iscrivermi io a loro. E vabbè, adesso posso fare altro, spero in un futuro di fare dei video per YouTube. Arrivederci e grazie di seguirmi.